Meta esiste già, Mark, ma cosa mi combini? Ed eccoci qui ancora a parlare di Meta, la nuova società di Mark che a quanto pare non ha ben controllato se il nome fosse effettivamente libero. Infatti, come abbiamo avuto modo di vedere nelle ultime ore, Meta esiste già. E no, non sto parlando di Meta, il paesino vicino a Sorrento in provincia di Napoli, che sicuramente Mark non conoscerà, ma dell'azienda Meta PC. È una piccola azienda con 25 dipendenti in Arizona, esiste da un annetto circa e è stata fondata a novembre del 2020. Quindi un'azienda super giovanissima. Tratta principalmente PC, prodotti da gaming, assemblaggi, monitor, mouse, tastiere, insomma tutte queste cose qua dedicate al mondo del gaming. E sulla loro pagina Facebook da qualche giorno pubblicano un post divertente dicendo che loro hanno cambiato il nome in Facebook, postando meme e così via. Il fondatore di Meta PC si sembra anche abbastanza disposto a cedere il nome a Mark, ma la sua richiesta è tutt'altro che bassa. Cederà il nome per almeno 20 milioni di dollari. Ma sti cazzi. E ora che farà Mark? Le opzioni sono due: o sgancerà il grano la società di Zack, oppure dovrà mettere al lavoro un bel team di avvocati per trovare un modo per andare a appropriarsi del nome. In ogni caso, molto probabilmente l'opzione più economica e veloce è staccare un bel assegno dalla società di Meta PC e il gioco per loro è fatto. Tanto a Mark il grano non mancherà sicuramente, quindi. E voi ragazzi, cosa ne pensate di questa situazione? È giusto oppure no appropriarsi del nome in modo aggressivo? È giusto che paghi il nome Mark? Fatemi sapere la vostra, fatemi sapere cosa ne pensate, anche perché qui c'è in ballo una piccola azienda che comunque ha investito un sacco di soldi e giustamente adesso si vedrà fregare il loro brand in 3 secondi. Quindi ragazzi, non lo so, fatemi sapere la vostra. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi, grazie a tutti per le ultime iscrizioni comunque, perché vedo che il canale pian piano sta crescendo. Un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.